Avrila Colla, buonasera. Buonasera. Designer, Avrila Colla è designer e anche docente di Design for All all'Accademia di Belle Arti di Bologna, e noi dobbiamo incominciare a partire da questo Design for All, che è anche il titolo di un libro che lei ha scritto con anche un contributo di Daniela Gilardelli, dopo ne parleremo. Design for All, dobbiamo riuscire a trovare una definizione, una spiegazione di questa cosa. C'è un sottotitolo, il progetto per l'individuo reale, questo forse incomincia a darci qualche indicazione, però a Colla proviamo insieme a capire che cos'è questo Design for All. C'è anche un'associazione europea di cui lei è vicepresidente, quindi non è solo un'avventura italiana, ma insomma Design for All, progettazione per tutti. Ecco, la definizione ufficiale è che è il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il concetto alla base è che un buon progetto abilita, mentre un cattivo progetto disabilita. E base del Design for All, la missione è migliorare la qualità della vita degli individui valorizzando le specificità, quindi la diversità umana, come un'effettiva ricchezza. Perché il design privo di for all, design, che dico, abbiamo delle facoltà di design, per esempio in Italia, è già qualcosa che si dichiara come uno strumento, una disciplina in grado di, no, trovare le funzionalità migliori dei progetti insieme anche a una qualità estetica. Voi invece col Design for All aggiungete degli elementi fondamentali di differenziazione, no? Sì, il Design for All è in sostanza il progetto al suo livello di eccellenza in risposta alla società di oggi, quindi prende la differenza umana che noi esperiamo tutti i giorni e dà un peso, il giusto peso all'interno del progetto. È il focus sulla differenza umana. Proviamo, abbiamo un esempio di progettazione che ci può essere utile per capire ancora di più, ancora meglio. Ecco, per esempio, uno dei racconti nel libro parla delle scale, ho definito come demoni innocenti, vittime della controcultura rivoluzionaria. Le scale. Le scale. Va Le bene. Scale come per mai? Noi sono un po' diventate adesso il simbolo, la metafora per eccellenza delle barriere architettoniche, e sono diventate un tabù progettuale. Cioè, non possiamo più dire scale noi nel nostro ambiente. Chi progetta degli edifici il più possibile deve eliminare le scale. Certo, le scale creano effettivamente una barriera a tutte le persone, gli individui che fanno uso di mezzo a ruote, sì, dalla mamma col passeggino alla persona che porta le Coca-Cola su in ufficio al disabile in sedia a rotelle. Certo. Però il fatto è che le scale hanno una loro utilità, ci sediamo, ci raccontiamo le cose, hanno una dimensione sociale, hanno una dimensione ludica. L'impass sta nel pensare che la differenza in quota, alla differenza in quota, cioè andare da un posto più basso a un posto più alto o viceversa, il progetto risponde o con la rampa o con le scale, ed entrambi hanno dei lati molto positivi e dei lati molto negativi, sia a livello di socialità che a livello di deambulazione. La risposta del Design for All, che non vuole dimenticare nessun desiderio, nessuna specificità e nessuna necessità di alcuna persona, è rispondere con un sistema. Con un progetto globale che contempla tutti i possibili utilizzi. Esatto, e quindi affiancare diversi modi di passare da un livello a un altro, rispetto al contesto, al tipo di edificio, al tipo di installazione. Certo. Per esempio le scale, la rampa e l'ascensore o altri sistemi di accesso. Ecco, senta, si potrebbe pensare però che dovendo contemplare un po' tutto e dovendo soddisfare diverse funzioni, diverse abilità, venga fuori qualcosa che va bene ma però un po' bruttino. E questo è il cliché tipico, no? Se funziona non può essere bello, oppure se è così funzionale non riusciamo a farlo bello come riusciremmo a farlo se fosse scomodo. È una cosa che perseguita ogni progettista. In realtà
lo spiego anche, il bello si capisce meglio, ha una forte valenza cognitiva e abbiamo diversi esempi in Europa di buone pratiche e anche in Italia con questo nuovo telecomando domotico e chiave transponder che ha fatto la BTCino. Sì, se ne parla nel libro, sì. Di Design for All, che è anche stato selezionato per il Compasso d'Oro per le sue qualità di design, non per le sue qualità di Design for All. E quindi questo è un'ulteriore dimostrazione del fatto che io posso fare Design for All bello, esteticamente appagante, poetico e teatrale, anzi, se non è bello, non è Design for All. Addirittura rovesciato. Addirittura rovesciato. Ma insomma, perché se il progettista ci dà dentro, è bravo e pensa bene le cose, mette insieme il bello con l'iperfunzionale a questo punto. Infatti, è la sfida del progettista. Se non ci si riesce, è la colpa del progetto. È il progetto che disabilita, anche nell'esperienza estetica. Bene, allora in conclusione ricordo il libro Design for All, scritto da Avril Accolla e anche con un contributo di Daniela Gilardelli per quanto riguarda il marketing del Design for All. Il libro è edito da Franco Angeli. Avril Accolla, buonasera, grazie. Buonasera, grazie a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.